sia una battuta barese per la presentazione, una conferenza stampa di presentazione delle problematiche del meridione, un tema organizzato dall'associazione Meridione, Politico Culturale Meridione Nazionale. Il Meridione oggi deve essere al centro dell'attenzione, perché veramente si parla sempre di Lega, di Nord, ma chiaramente bisogna parlare delle problematiche del Meridione e del Sud in particolare. Beh, il Meridione Nazionale si sta facendo portavoce di questa necessità e voglia di parlare di Sud, di parlare di Meridione e delle problematiche del Meridione. Chiaramente l'intento è quello che nei prossimi mesi si organizzerà un comitato dei 100, chiaramente il Meridione Nazionale non sarà solo a livello provinciale salernitano, ma ci sono già contatti e confederazioni con altre associazioni e movimenti politici culturali che hanno nel loro DNA l'attenzione al Meridione. Parliamo di associazioni del Molise, dell'Abruzzo, della Puglia, della Sicilia, della Calabria. Quindi chiaramente il Meridione Nazionale ha questo intento, quello di fare rete e di creare un movimento che possa portare la voce del Sud a Roma e portare quindi le problematiche del Sud a Roma. E quindi oggi ci si sta presentando al pubblico e quindi nell'ambito del panorama politico questa associazione. Poi chiaramente ci saranno trattati anche nei prossimi giorni temi importanti che riguardano l'immigrazione. Sgombriamo il campo perché il Meridione Nazionale sia un movimento razzista, anzi proprio esattamente il contrario: noi vogliamo un'inclusione, ma vogliamo un'inclusione che sia controllata, e chiaramente chiediamo con forza, e di qui una denuncia che è stata presentata dal Procura della Repubblica di Salerno, una denuncia per far sì che vengano eseguite i 58.000 decreti di espulsione di extracomunitari delinquenti che sono sul nostro territorio illegittimamente.